sua posizione. Ora Zaccherini, attenzione, e il gol della Fontevecchio, incredibile, uscita di Bertocchi però troppo vicino al limite dell'area. Zaccherini l'ha anticipato di testa, passa quindi in vantaggio la Fontevecchio qui a Ponteronca. Lungo, grande, quindi di testa, pallone dentro, attenzione, autorete di Gombia, il raddoppio della Fontevecchio, sicuramente doloroso, ma crediamo che potrà tornare in corsa Magli. Il suo rimessa laterale buona, che parata incredibile di Casadio, ancora il colpo di testa, poi il calcio d'angolo, il tiro, poi si allunga il pallone, ora palla per Rotondo, terzo gol incredibile. Terzo gol incredibile del Fontevecchio, totalmente in contropiede. Ci direbbe un episodio al Felsina per riaprire il match. Pallone dentro, la palla è buona, il gol! Il gol, eccolo l'episodio che aspettavamo. Il gol sembra di Luppi, più lesto di tutti a sfruttare questa palla vagante. Direbbe mucchio selvaggio in area di rigore. Pallone dentro, la palla dentro, il gol! Il gol, il 2-1. Sembra gol di Luppi, direi. Colpo di testa, partita completamente riaperta. Dai, dai, dai! Dai che sono lì, sono lì! Grande, riesce ad avere la meglio. Poi dopo, pallone dentro per Betti. Costantini se l'allunga un po', la prende. Palla in mezzo, attenzione, il tiro, il gol! Il gol di Betti! Gran lavoro, mi sembra, di Luppi in mezzo all'area piccola, è arrivato Betti e ha pareggiato i conti, adesso è bella la partita, fino alla fine. Ancora Luppi per Frau, azione splendida, pallone dentro, Garuti. Aiuta Costa, aiuta Costa! Pallone dentro di Magli, palla di testa, gol! Il 4-3, il 4-3! La ribalta completamente il Felsina. Partita entusiasmante. Il colpo di testa che beffa Casadio. 4. Pallone buono, attenzione, non era facile lo stop, attenzione però, Frau, la palla buona per Luppi, grande parata qua di Casadio, salva. Ora Cordoni va molto vicino, è finita, grande vittoria per il Felsina, che perdeva 3-0 nel primo tempo, ha ribaltato completamente il risultato, con il risultato di 4-3, altra vittoria in pieno in cascina. Continua il cammino di mister Ansaloni, quindi a domenica prossima per il prossimo incontro del Felsina, ma oggi grande vittoria.